Quest'anno la madrina del Pride è Isa Danieli. Abbiamo voluto soprattutto rivendicare la presenza della cultura napoletana all'interno del corteo Pride. Infatti, oltre alla presenza di Isa Danieli, la sera prima del Pride a Piazza Bellini, il 28, ci sarà un We Are the Pride, tutti gli artisti napoletani insieme per il Pride. Quindi Napoli al centro di questo Pride, la cultura napoletana al centro di questo Pride. Bisogna investire in cultura e in diritti civili per poter uscire dalla crisi, e il Pride di Napoli, dopo il Pride di Palermo, arriva quest'onda che da Milano, Bologna, Catania, Napoli e Cagliari deve travolgere necessariamente un paese purtroppo ultimo in Europa sui diritti civili. L'Italia è ancora ultima, insieme all'Estonia, Lituania, Polonia, fuori dal sistema dei diritti. Tutta l'Europa che ha costruito l'Europa unita è dentro e noi soltanto fuori. Questo è un gap sicuramente da mettere a posto. Dal Comune di Napoli, dal Mezzogiorno, è partita una grande idea, quella di costruire anche un'onda Pride che mette insieme tutte le città d'Italia, al di là e oltre e insieme il Pride nazionale di Palermo, che è stato importantissimo.